Le malattie d'accumulo lisosomiale rappresentano un gruppo di patologie metaboliche ereditarie molto eterogeneo che coinvolge diversi organi ed apparati, ed alcune di queste possono avere complicanze anche a livello scheletrico. Parliamo di questo argomento con la dottoressa Maya Di Rocco, responsabile dell'unità operativa di malattie rare del Dipartimento di Pediatria all'Istituto Gaslini di Genova, qui a Bologna in occasione del primo seminario sulle malattie d'accumulo lisosomiale. Dottoressa Di Rocco, innanzitutto, le malattie lisosomiali possono avere complicanze anche a livello dell'osso? Sicuramente sì, le malattie lisosomiali sono malattie clinicamente molto eterogenee tra di loro e spesso però con compromissione multisistemica e l'osso è uno degli organi, dei tessuti interessati. Quali sono le cause di queste complicanze? In alcuni casi l'osso è primitivamente interessato, nella malattia di Gaucher per esempio c'è una infiltrazione midollare da parte delle cellule di Gaucher nell'osso e questa infiltrazione comporta una serie di secondarie alterazioni che determinano poi problemi di tipo osteonecrosi, necrosi ossea oppure in qualche modo anche sono responsabili di infarti ossei. Ma anche di alterazione della mineralizzazione ossea. Nelle mucopolisaccaridosi l'accumulo dei glicosaminoglicani interferisce con la crescita dell'osso, ma anche il modellamento dell'osso ed è una disostosi generalizzata che interessa tutte le ossa, mentre invece in malattie come la malattia di Pompe l'interessamento osseo l'interessamento scheletrico è secondario nella malattia di Pompe. La scoliosi è una scoliosi neuromuscolare legata alla miopatia primitivamente, ciò non toglie che rappresenti un problema rilevante di interesse ortopedico, così come il problema scarsa motilità spontanea di questi pazienti in conseguenza di un trattamento non iniziato precocemente o di una risposta parziale alla terapia, è una concausa del problema del difetto di mineralizzazione ossea. Durante il convegno si è svolta un'interessante sessione sulla gestione di queste complicanze. Cos'è emerso? Dalla sessione di oggi è emerso che la terapia enzimatica sostitutiva è efficace purché venga iniziata precocemente, molto precocemente, prima che le alterazioni ossee siano emerse. Ovviamente iniziare la terapia quando esistono già danni irreversibili significa non avere alcuno spazio di intervento su quell'osso se non uno spazio poi chirurgico come accade nell'anca dei soggetti con malattia di Gaucher. Che vengono protesizzati per necrosi della testa del femore, come vi dicevo, irreversibile, esito di una malattia non controllata prima della terapia enzimatica sostitutiva.